Via libera dall'aula a una proposta sull'housing sociale. Stanziati 1 milione per gli investimenti, per una formula abitativa che è risultata utile nella pandemia. Voto contrario da parte del Movimento 5 Stelle. Promosso dal Consiglio regionale il consentivo del DSU, da migliorare la situazione della mensa di Siena e l'organizzazione degli alloggi. Bilancio in positivo per 3 milioni. Lo stop per il Covid non ha frenato la voglia di Montaione di celebrare il prodotto per eccellenza del territorio. Tra domenica e lunedì il borgo mangerà il tartufo con la tartufesta. Mazzeo è un segnale di speranza. Una nuova forma abitativa per venire incontro ai cittadini. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole a maggioranza, 21 i pareri positivi, 2 i contrari e 10 gli astenuti, la proposta di legge disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di 1 milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del fondo Housing Toscano Investire. Con l'esplosione della pandemia, in particolare, gli interventi di social housing si sono rivelati preziosi in un'ottica di supporto a problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale e nel loro ruolo di presidi sociali nel fornire spazi e azioni a servizio della comunità. A spiegare l'atto è stato il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro 1 milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è? È la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando, aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale. Questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020, con 7 milioni di euro, di avviare investimenti per oltre 140 milioni di euro e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Con quella cifra noi avremmo fatto neanche 40 alloggi ERP, quindi non perché debbano essere in contraddizione, ma anzi sono misure che vanno di pari passo, ma voglio dire anche che questo intervento che abbiamo fatto oggi si basa su un'analisi di grande risultato delle misure passate. Astensione è stata invece annunciata da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e Giovanni Galli della Lega, mentre René Galletti del Movimento 5 Stelle ha espresso un voto contrario, spiegando che i fondi destinati non andrebbero spesi. La politica e il Consiglio regionale in particolare, che è l'organo legislativo e legislatore in ambito appunto regionale, deve occuparsi fondamentalmente del tema dell'abitare, perché comunque a secondo di come si gestisce questo tema si avrà una società diversa nei prossimi anni. È chiaro che costringere intere generazioni a nascere, crescere, fare i ragazzi, gli adolescenti, le ragazze in dei ghetti poi provoca dei ghetti anche da un punto di vista sociale. Ecco, noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale. Sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP, ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato, è una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari. Siamo venuti a conoscenza non più tardi di giovedì scorso nel corso della commissione di questa proposta di legge e andandola ad analizzare ho fatto delle domande a chi era presente in quel momento e non mi sono state date delle risposte. Per forza di cose ho chiesto appunto di inserire all'interno di questa discussione alcuni punti che ritenevo fondamentali. Mi è stato risposto dall'assessore
E devo dirvi che alla fine di questo dibattito abbiamo deciso di votare un'astensione perché contro le case popolari proprio moralmente non ci sentiamo di andare contro. Però devo dire quali sono le criticità di questi investimenti, perché si parte dal 2014, quando sono stati investiti 5 milioni e sono state comprate delle quote di un fondo privato, sottolineo privato, anche perché mi è stato rinfacciato questo in aula, ma è un soggetto privato dove la composizione dei soci però è pubblica. L'housing sociale, secondo noi, è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro. Nel nostro programma avevamo pensato anche al silver co-housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla regione toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività, quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate. Lo studio, prima di tutto, ha approvato il bilancio dell'Agenzia regionale per il diritto di studio. L'Aula si è espressa con 20 voti favorevoli e 11 contrari. Tra le puntualizzazioni fatte dalla Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, la messa in sicurezza della mensa di Siena, la prosecuzione della progressiva razionalizzazione delle forme di organizzazione di alloggi e mense. L'azienda chiude con un utile di 3.400.000 euro. I contributi di carattere straordinario a sostegno degli studenti borsisti sono stati pari a 6 milioni e 700 mila euro e ripartiti per 379 mila euro per indennità a quarantena Covid. Un atto della Commissione Quinta in Consiglio è stata la presentazione dell'approvazione del bilancio dell'azienda regionale per il diritto allo studio. Questa azienda ha affrontato un tempo difficile con la pandemia perché le case per gli studenti sono rimaste aperte, in funzione, nonostante appunto la grande difficoltà. Molti studenti hanno fatto il loro periodo di lockdown dentro le case dello studente. Questo ha generato comunque una virtuosità nel punto di riferimento che le case per lo studente rappresentano per tutti gli studenti universitari toscani. Chiaramente la mensa non ha avuto meno costi, ma comunque le aziende hanno dovuto affrontare il grande tema delle sanificazioni e della predisposizione dei protocolli di sicurezza. Abbiamo approvato il bilancio con alcune raccomandazioni al consiglio del DSU, dell'azienda per il diritto allo studio, dando indicazioni per un investimento fondamentale sulla mensa di Siena, dell'Università di Siena, un immobile che era chiuso e che aveva bisogno di interventi, ha bisogno di essere riaperto come servizio all'Università di Siena. Voto contrario è stato annunciato da Luciana Bartolini della Lega, che ha criticato l'azienda per non aver migliorato l'efficienza. Anche Reane Galletti del Movimento 5 Stelle ha parlato di miglioramenti non sufficienti. Bilancio DSU abbiamo votato contro. I motivi sono diversi. Nonostante sia un bilancio chiuso in positivo, non ci è sembrato che ci siano state questioni, è risultato un positivo per varie questioni, più che altro per la questione Covid, che ha portato minori ragazzi ad alloggiare, minori ragazzi a mangiare nelle mense universitarie, di conseguenza ci sono stati meno spese per tutte queste questioni. Nello stesso tempo c'è stato un aumento anche del costo delle pulizie, non proprio che quadra, perché sì, è vero che si è dovuto far fronte all'igienizzazione di tante parti in comune dei ragazzi, eccetera, però erano molto meno gli alloggi da sanificare. Comunque, diciamo che può essere comprensibile. Continuano ad esserci problematiche, così dicono gli studenti, per varie questioni all'interno delle strutture e più che altro loro rivendicano sempre la disparità di trattamento tra le varie sedi. Thank you.
Per quanto riguarda le attività di DSU, continuiamo purtroppo ad avere ancora gli stessi problemi che ci hanno accompagnato prima della pandemia per quanto riguarda gli alloggi universitari e le mense. Quindi continuiamo a dire che ci sono ancora molti miglioramenti da fare e si procede ancora però nella stessa direzione. Ci sono stati dei miglioramenti, ma non sufficienti, quindi anche lì dovremo di nuovo, penso, rivalutare quella che è l'attività del DSU, soprattutto perché tutti quegli studenti che restano scoperti dai contributi per quanto riguarda l'alloggio, che è uno dei passaggi più onerosi. Le eccellenze in tavola. Due giorni di eventi a Montaione, che domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre celebra il Tartufo Bianco con una nuova edizione di Tartufesta. Stand enogastronomici, artigianato, escursione a piedi e a cavallo caratterizzano questa kermesse che fa scoprire uno dei borghi più belli d'Italia. L'organizzazione è stata affidata al Centro Commerciale Naturale di Borgo Alto. L'iniziativa è stata presentata in Palazzo del Pegaso, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha sottolineato il messaggio di speranza che accompagna la rassegna. Al suo fianco Paolo Pomponi e Luca Belcari, rispettivamente sindaco e vice sindaco di Montaione. Non solo una tradizione popolare, ma un'eccellenza dei nostri territori che portano alto il nome della Toscana nel mondo. Un grazie al sindaco Paolo Pomponi, un grazie al vice sindaco Belcari e soprattutto al mio amico e presidente Enrico Sostegni per aver voluto qui in Consiglio regionale poter mandare l'ennesimo messaggio di speranza. Si riparte in presenza, lo si fa con fatica. Io so quanta fatica il sindaco, l'amministrazione stiano facendo perché questa iniziativa possa svolgersi, si svolgerà in sicurezza e si proverà a raccontare un pezzo importante del nostro territorio. Si tiene insieme enogastronomia, qualità dell'ambiente, tutela dell'ambiente. Il tartufo è tutto questo. Consentitemi di ringraziare i tanti tartufai che con fatica, impegno, dedizione in questi mesi hanno continuato a lavorare e sostenere anche la qualità ambientale dei nostri territori. E io davvero sono felice che in questo momento di ripartenza si possa ripartire dalle migliori eccellenze dei nostri territori. È un anno non semplicissimo, non solo per il tartufo, mi permetto di dire, ma per noi è importante ricelebrare questa festa, che è la festa più importante per la nostra comunità, che può avere propria mostra mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici del nostro territorio, dopo appunto uno stop dovuto alla pandemia. E poi purtroppo non è stata un'annata fortunata neanche per la ricerca del tartufo, questa almeno per il momento, ecco. Però insomma, comunque ricelebriamo un grande piacere questo evento. Allora, torna il nostro evento principale, che è la festa del tartufo, che quest'anno edizione eccezionale sarà due giorni, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, la nostra festa principale che celebra il Tartufo Bianco di Montaione. Si inizia con gli stand gastronomici che saranno in centro storico, all'interno del nostro borgo, che è uno dei borghi più belli d'Italia, ci tengo a sottolinearlo, con la Via dei Sapori. Poi in Piazza della Repubblica ci saranno i nostri tartufi con altri nostri prodotti come le castagne. Poi ci sarà il mercato di arti e mestieri e il portafuori, che è sempre all'interno del nostro borgo e nelle vie limitrofe del centro storico. Oltre alla parte appunto di prodotti tipici, c'è anche le escursioni sul nostro territorio, che vanno da escursioni a piedi a escursioni a cavallo, sempre all'interno delle aree tartufigene. La manifestazione è organizzata dal Borgo Alto, che è il nostro centro commerciale naturale, con il patrocinio naturalmente della Regione Toscana e con il forte sostegno da parte del Comune di Montaione, come tutti gli anni. Però il vero ringraziamento va quest'anno al centro commerciale naturale Borgo Alto.